È evidente che la politica è subordinata all'economia ormai, tenendo conto che i giornali sono tutti in mano ad alcuni gruppi e poi fanno parte di tutti i talk show, per cui sono sempre quelli, uno, due, tre, uno, due, tre. Sì, ma soprattutto quello che è peggio è che l'economia è subordinata alla finanza, sempre Esatto. di più, e la finanza non è economia reale spesso, e questo è l'altro grande E problema. l'economia, la finanza, stanno in testa alla politica, stanno sopra la politica. Questo è l'altro elemento per cui la politica non riesce a guidare nulla. Va bene, senti, adesso ci colleghiamo prima c'è Anita e poi c'è Marco, che ci aspetta prima delle 8. Bene, Bene, allora. allora mi par di capire che ci sentiamo dopo un po' di pausa estiva, quindi Sì, ci comunque. ritroviamo sulle pagine Facebook, Perfetto, perfetto. Twitter e con tutti Scambiamoci quanti. sulle pagine i nostri post, insomma, e pubblichiamoli e così manteniamo viva questa nostra trasmissione in altri modi. Poi potremmo fare anche qualcosa appunto con Marco, stavamo dicendo. Vabbè, poi vediamo, insomma, di fare con Zoom qualche cosa che Va bene. potremmo. Adesso vediamo se ci riusciamo, perché poi siamo fuori del collegamento. Volentieri. Potrebbe non essere appunto, insomma, perché il wifi non dappertutto c'è, quindi bisogna vedere. Ok, allora un abbraccio, Intanto un grande buone saluto. Un abbraccio a vacanze. voi, un saluto agli ascoltatori. Esatto, Grazie. grazie a Ciao, te. ciao Ciao, Roberto. ciao, ciao. Un nuovo brano allora, Esatto. un altro break musicale. E, nel 2005 è stato pubblicato l'album Cocani Orchestra meets Paolo Freso e Antonello Salis, ovvero la Macedonia si intreccia con la Sardegna per un dialogo musicale degno di nota. E abbiamo qui in questo brano che ascoltiamo adesso un assaggio di questa splendida collaborazione. E il brano è Del Viaggio. Aman, aman, aman.
brano proprio Bene, originale, eh? bene. Frizzante Allora, particolare. La parola a Marco. alla parola a Marco. Dai, Marco. Allora. Va bene. Dai, allora intanto saluto a tutti gli ascoltatori. E io adesso sono di ritorno da Prato, in mezzo all'autostrada, non so esattamente dove, comunque. Naturalmente fermo in compagnia, in mezzo un po' di tir, e questi tir mi fanno riflettere un po' su, insomma, i tir si sa, trasportano merci che vanno un po' in giro per tutta Italia, magari vengono da un po' tutte le parti del mondo, e questo che mi fa riflettere sulla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, che insomma, si è arricchita di un ulteriore capitolo, e cioè una lista di aziende che il Ministero della Difesa americano ha dato al presidente Trump, dicendo che appunto queste aziende collaborano con l'esercito cinese. E questo qui, insomma, potrebbe potenzialmente causare delle ritorsioni da parte americana, alla stessa stregua di quello che sta succedendo con Huawei, e chiaramente questo qui non renderebbe più facili le relazioni tra i due grandi paesi, e con delle conseguenze, insomma, imprevedibili, perché insomma già insomma, ci sono delle relazioni molto tese adesso, con tutti i riflessi sul commercio mondiale, che non sono di certo facilitate con l'epidemia del coronavirus, e questo qui rende appunto ancora più complicato lo scenario. Poi, questo nonostante che, non so, per esempio nel libro dell'ex consulente per la sicurezza Bolton di Trump, insomma, rivela che un fatto, insomma, che più o meno si sapeva, cioè che Trump nelle negoziazioni avrebbe pregato il presidente cinese Xi Jinping di aiutarlo per la rielezione, comprandogli un po' della soia e di altri prodotti agroalimentari americani, rendendo così contenta la sua base di elettorato in alcuni stati chiave per la sua rielezione. E questo qui testimonia un po' il fatto che alla fine, insomma, nell'animo, al di là di certe posizioni, Trump è uno che è un mercante, insomma, per lui tutto Sì. quanto è, insomma, negoziabile. Ma c'è la differenza Negoziabile si va nella. tra un commerciante e un politico. Il commerciante fa gli accordi bilaterali, il politico guarda all'insieme, insomma, ha un assetto più stabile del mondo e dell'economia mondiale. Questo sarebbe il politico. Lui, che è un commerciante nato, anche un mezzo truffatore, insomma, guarda all'interesse di volta in volta, al profitto immediato, insomma, quindi con accordi bilaterali e basta, che poi tra l'altro significa dividere sia l'Europa, sia l'Asia, sia chiunque, insomma, con cui ha. Esattamente. E questo qui è, insomma, un'occasione di riflessione per quello che riguarda l'Europa, cioè insomma, qual è il destino dell'Europa, come si deve muovere, dobbiamo subire noi europei passivamente le conseguenze di questa lotta commerciale tra Cina e Stati Uniti. Insomma, a me verrebbe di rispondere che no, non dobbiamo, però insomma, diciamo, al di là di quello che è una idea sicuramente condivisa da tanti, bisogna poi riuscire a concretizzarla in Ma azioni. E questo, insomma, da questo punto di vista sembra che l'Europa in effetti abbia un atteggiamento molto passivo. guarda, secondo me sta succedendo qualcosa in Europa, perché sia la Germania sia la Francia, che sono i due paesi guida, in parte, ma solo in parte, poi si è spaventata subito l'Italia,
però c'è un cambiamento. C'è un cambiamento, per esempio Macron, a proposito della Libia e del fatto che la Turchia, che fa parte della NATO, è entrata a piedi, con tutti e due i piedi, in Libia, dice che questa è la morte cerebrale della NATO. Non è una dichiarazione di poco, è del paese che ha la bomba atomica, la Francia. Certo. È l'unico paese europeo, perché l'altra è l'Inghilterra, ma non c'è più, quindi nella comunità europea. Quindi questo è un po' quello su cui bisogna riflettere. Anche il fatto che la Germania, guardando i suoi interessi, anche nel rapporto con la Russia, non sta al diktat di, non solo di aumentare le spese militari, come vuole Trump, di fare, insomma, di assumersi una responsabilità maggiore dal punto di vista. Io non voglio più, dice Trump, spendere i soldi degli americani per difendere voi. Allora, se non volete aumentare le vostre spese,